e Venere luciferà. Venere, Urania è stellare, quindi si parla di alchimia stellare, ci parla. Mentre la Venere, lucifera o fisica, ci parla di alchimia fisica, quindi un'alchimia lunisolare, agganciata alla Terra, agganciata alla Luna, agganciata al Sole. Perché dovete capire, se siete intelligenti potete mettervi un pochino di attenzione durante la vostra vita, nei prossimi giorni, che l'amore di voi verso un'altra persona cresce e diminuisce impercettibilmente o meno impercettibilmente o molto, ma cresce e diminuisce. E se state attenti, riuscirete a capire quando anche sta crescendo o diminuendo. E ci sono dei cicli di ripetibilità che possono essere calcolati per ogni persona. Normalmente sono dati dalle date di nascita della Luna che passa e dai passaggi appunto di Venere. Oh, e che cosa accade? Accade che in questa maniera è possibile capire che non è l'amore vero, perché l'amore vero non può crescere, non può diminuire, rimane costante, qui entra il cuore. L'amore vero lo possiamo vedere, anche se in maniera un pochino strana, nelle mistiche del 1200, 1300, 1400. In questo tipo di misticismo noi possiamo vedere queste monache o persone normali che erano totalmente infiammate d'amore per l'essere superiore e quindi ne giungevano per amore a fare delle cose assurde, delle cose totalmente al di là. Potete leggere queste cose qui nel bellissimo libro, libri, una raccolta di libri, I mistici d'Occidente di Elie Mirzoll. È una raccolta sia di Occidente, ci sono anche i mistici d'Oriente, potete leggere tutte e due, sono 6-7 libri, 6-7 volumi. Non so se li hanno uniti insieme, ce l'ho in vecchia stampata. E sono cose straordinarie, perché a parte la penna di Zolla, a parte la penna di questo grande alchimista della parola, del pensiero e oltre, ma noi andiamo a leggere, a vedere il vero amore. Perché parlando di misticismo noi cominciamo a parlare d'amore. Oh, ora entriamo nell'amore. Entriamo nell'amore perché il misticismo è il cuore. C'è più amore, c'è più amore nello stare fermo in un punto, contemplare la materia che ribolle, che si trasforma amandola, che invece pensando io amo tutti. Perché in quell'istante sta succedendo qualcosa. Se la stai amando, ecco perché dico a tutti, chi mi ascolta, oppure chi mi chiede, maestro, mi dai una piccola informazione come posso praticare? E io dico, devi amare la materia. Se non ami la materia non puoi farlo. E per amare la materia devi aprire il cuore. Ci siamo arrivati. Come si apre il cuore? E questa è una domanda che avevate fatto? Sì. O ve la sto indicando io? No, va bene, Va bene? l'ascoltiamo, sì. Come si apre il cuore? Ci sono vari modi per aprire il cuore. Normalmente chi è innamorato, come la sedicenne o la diciassettenne, dice il cuore ce l'ho aperto perché io amo, ma ami soltanto quello però. Ami i suoi occhi lucenti, ami i suoi capelli biondi o bruni, ami il suo muscolo scattante o ami quello sguardo. Non è amore. Non è il cuore aperto, ma è il cuore rapito, è differente. Si può usare. In alchimia viene creato uno stato particolare tra due esseri che fa trascendere il sentimento stesso creato da due persone in contatto. Ha un nome particolare. Io lo chiamo stato magnetico delle cose. Se si sta a lungo vicino alla materia o vicino alla cosa amata e la si ama veramente, arriva un momento che si cessa di amare quella cosa. Ogni persona, penso adulta e che abbia avuto un rapporto molto intenso con il proprio amato o amata, se veramente ha amato e veramente si è lasciato andare o lasciata andare, si sarà reso conto a un certo punto dell'atto d'amore che non stava amando quella particolare persona, perché essendo perso o persa completamente nei sentimenti, nei piaceri, nelle emozioni e in tutto,
Questa persona aveva cessato di essere presente alla sua coscienza. C'era l'atto d'amore puro, basta, fine, non c'era altro. Se una persona è fine da capire questo e da vederlo, può capire la potenza dell'amore. Stessa cosa quando si opera in laboratorio, anche in alchimia esterna. Questo diventa una sorta di stadio, una sorta di contemplazione d'amore. Questo è aprire il cuore. Questa apertura del cuore, minima del cuore inferiore, porterà all'apertura del cuore superiore, che è una parte del cuore diviso in due. Andiamo, torniamo al vecchio simbolo del verde rame, che era appunto un cerchio con quattro spicchi, quindi al centro con la croce, un pochino come la croce celtica, no? A quel punto lì abbiamo il simbolo del cuore. Ecco, verde rame, cuore. Se noi andiamo a vedere, quando noi amiamo normalmente una persona, accendiamo solitamente lo spicchio di sinistra se noi siamo donne, lo spicchio di destra se siamo uomini. Se invece siamo, che ne so, insieme, uniti completamente e non separati, gli spicchi si accendono tutti e quattro. Perché? Perché accade che la quadripolarità viene ridata, ricostituita. I quattro spicchi solitamente si accendono in questa maniera. Guarda caso, il cuore ha quattro parti, è diviso, si può dire, in quattro parti. E cosa accade? Accade che nella tecnica vera si va proprio a sentire una sorta di calore dentro il corpo e dentro il cuore che porta all'accensione e all'unione con l'amato e l'amata, e quindi porta alla trascendenza. La mente viene superata, la coscienza scende giù nel corpo. Se noi siamo normalmente nella testa, scendiamo piano 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 durante l'atto d'amore prolungato, o l'atto materiale con la materia in laboratorio prolungato, o la meditazione interna e il lavoro di pratiche interne prolungate, mistiche, noi giungiamo immediatamente a cosa? A spersonalizzare l'amore, quello che dicevo prima, e quindi non amo più. Io Giovanni amo Francesca, io Romeo amo Giulietta. In quell'istante io sono l'atto d'amore incarnato in movimento, in quell'istante, l'istante giusto, il corridoio giusto per andare oltre, perché non sto amando più la persona, diventa il corpo fisico un mezzo, e la persona che è dentro quel corpo fisico, diciamo così, dentro, uso questo termine un po' improprio, in quell'istante diventa me. E diventando me, io torno all'unione androgenica, che è la base dell'alchimia. L'alchimia cos'è? L'alchimia è lo sposalizio delle due materie, il maschio e la femmina, una volta che sono purificati, e quindi in questo fuoco d'amore, le nozze chimiche di Christian Rosenkraus, che cosa accade? Un'opera, Rosa Croce del 1400-1500. Quindi che cosa accade? Accade che in quell'istante l'androgine è ricostituito e in quell'istante per poco si è tornati eterni. Eterni. Perché lo stato eterno lo potete percepire in maniera molto, ma molto bassa, nello stato orgasmico che è uso nel rapporto fisico-sessuale. L'essere umano insegue lo stato orgasmico da sempre perché? Perché è l'unico elemento di trascendenza che ha dentro di sé, ed è quello lo stato di trascendenza. E che cosa accade? Accade che con quello stato di trascendenza, se questo stato di trascendenza viene allargato, si è liberi. Questa è alchimia smuove. A livello di laboratorio, questo è possibile creare delle medicine e creare delle situazioni, diciamo, io dico medicamenti, delle particolari situazioni che vanno a ripulire l'essere umano, è maschio e femmina, che hanno quest'amore, quindi devono veramente amarsi, se no non è possibile fare l'alchimia. Chi fa l'alchimia soltanto usando, o fa il tantra come si fa in Occidente, soltanto per cose sessuali,
si sta soltanto divertendo in altra maniera, ma non sta facendo né alchimia né tantra. Il tantra ha bisogno della creatura del cuore, ha bisogno della completa, che è così l'alchimia, realizzazione e coinvolgimento di tutto ciò che è l'essere, in modo che da questa unione e coinvolgimento che è tutto l'essere bruci quel fuoco che brucia tutto quello che è inutile e che possa proiettare gli amanti al di là. Beh, nella Bibbia è bellissimo quando si parla del colpo di lancia di Fineo. Si racconta che c'erano due amanti e stavano facendo l'amore, presi da questa passione, a un certo punto arriva Fineo, il marito, e allora, arrabbiatosi come tutti i mariti che sono traditi, lanciò la sua lancia, trafisse i due innamorati che morirono sul corpo, ma nell'istante del piacere supremo, e si liberarono, e quindi gli fece un favore pure. Si direbbe in Italia cornuto e mazziato, cioè dire. Quindi è una cosa figa. Sì. Ma questo è un significato alchemico molto alto. Sta a indicare un certo dettaglio di pratica. Quindi quando io vedo corso di tantra, corso di qua, corso di là, io va bene, io sono stato negli Stati Uniti tanti anni e questo è un'esplosione di corsi di questo genere. Sono semplicemente dei corsi sessuali, sono dei corsi di intercorso, come dicevano loro. Quindi non c'è niente di superiore, non c'è niente del vero tantra. Per fare il vero tantra o la vera alchimia ci vogliono anni di preparazione. Perché non è facile, nemmeno per un amante normale che ama tantissimo la propria donna o viceversa, essere completamente coinvolto, talmente coinvolto, coinvolta nell'atto d'amore, da andare oltre. Le mistiche ci riescono. Infatti, guardate Santa Teresa, la sua statua, no? E indica proprio questa assoluta estasi. Quella deve essere ricercata. L'amore è quello. L'orgasmo umano è quello. E quello è l'essere totalmente liberi, cioè dal di là, è 10 milioni, non sappiamo quanto, di volte quell'orgasmo che noi proviamo normalmente. Quella è l'estasi. Ma vi immaginate? Perché tutti gli uomini non provano l'estasi? È semplice, perché non hanno i fili per poterla mantenere. Allora l'alchimia che fa? Ti pulisce e ti dà questi fili, in modo che quando arriva la scossa tu lo puoi mantenere, perché se arriva la scossa da 100.000 volts tu muori, se arriva da 20 volts come l'orgasmo normale tu vai avanti, ma lo ricerchi sempre. Perché? Perché sai che quello, si dice anche che quando si sta morendo veramente non si prova assolutamente paura, bensì un orgasmo assoluto finale. Perché? Perché c'è la liberazione dal sottile, sottile dallo spesso. Ecco, il cane mi interrompe, mi sono fermato. Non importa. Quindi è normale disimparare i nostri pregiudizi sulla sessualità a questo punto? Ma allora, ho detto prima che nell'Atanor si mette una materia, quindi cioè nell'Atanor, nel crogiolo si mette una materia che si mette nell'Atanor, quindi si fa cuocere in modo che sciogliendo tutte le schifezze, quindi i pregiudizi che uno ha di qualsiasi genere, allora è possibile andare avanti. E da tenere, io per questo, tu mi puoi dire, ma maestro tu critichi tutti, certo critico tutto perché purtroppo ho 50 anni, li ho passati tutti, li ho incontrati tutti, li ho fatti tutti, li ho conosciuti tutti, ho fatto tutto di queste cose per poter cercare, ho fatto tutto, io ho cercato veramente, quindi so che chi veramente vuol fare qualcosa di simile, anche al di là dell'alchimia, deve andare in India, deve andare in una scuola cashmira o deve andare da qualche parte dove veramente fanno queste cose. Ci vogliono anni, perché se tu vieni a sviluppare l'energia della madre, ossia che in India chiamano la Kundalini, ma noi chiamiamo lo zolfo, se lo vai a sviluppare, lo accendi dentro di te, ma non sei pronto, che cosa accade? Accade che esplode l'Atanor, cioè tu esplodi. Perché l'energia risvegliata prematuramente dentro di te dall'atto d'amore o da tecniche fatte premature, quando ancora non sei pronto, ti fulminano. Cioè tu non riesci a sostenerle. O male che peggio è questo. L'altro peggio è che tu ti devi, ossia prendono delle linee, dei canali particolari, creando dissociazioni, pensieri malvagi, distorsioni mentali, eccetera, eccetera, eccetera. L'alchimia, ragazzi, è una cosa un po' pericolosa se non si fa sotto qualcuno che te lo dirige. Ti dice, stai attento, che te vai preso, sbagli. E qui entriamo nei veleni di Mercurio. Cioè, gli alchimisti si avvelenavano, si diceva.
sia fisicamente, ma anche così. Quando ci dice si è avvelenato il cuore per quella persona. Quando si è innamorati, che cosa accade? Si è come avvelenato.